durando un anno ho piacere di raccogliere le cose. Siamo a Caldonazzo in Valsugana, anche qui siamo in piena raccolta e siamo andati a trovare l'amico Andrea Toller, una azienda come vedete frutticola. Oggi parliamo, il tema è la difesa attiva. Difesa contro cosa? Contro gli eventi atmosferici come le grandinate, che sono aumentate, come vedremo. Per capirci, Andrea, qui vediamo una varietà innovativa, completamente coperta e devo dire in perfetto stato di salute. Integra, diciamo. Ecco, e l'importanza della copertura, come vediamo, come possiamo vedere, è la mela completamente indenne. E d'altro canto, dopo un anno di lavoro, è la soddisfazione vedere anche le mele perfette, diciamo. Questo è l'effetto di una copertura chiara, ecco, per cui che capta anche i raggi del sole in maniera ottimale. Luce, sì. Ma per renderci conto la differenza, no, tra la copertura e una pianta, diciamo, libera, ecco, sotto il cielo, la vediamo qui. Ecco, qui siamo fuori dalla copertura di neanche un metro e come potete vedere qui siamo con l'arenetta, se non sbaglio. C'è una mela, ecco, qua vicino a casa, qualche pianta. Possiamo subito vedere i danni. Allora, Andrea, perché la copertura innanzitutto, allora? Allora, la copertura per una garanzia di prodotto, diciamo, da conferire alla cooperativa. La soddisfazione personale è quella di avere un prodotto in buonissimo stato. Un prodotto in buonissimo stato significa un'economia di un territorio, l'indotto, tutto ciò che ruota attorno alla fruticoltura, che in questo modo funziona, è attivo, no? Quindi immaginiamoci, certo, i caseifici, le reti di vendita, i trasporti, insomma parliamo dell'economia del Trentino. La vitalità di una cooperativa è data, è come la benzina per una macchina, il prodotto per una cooperativa è quello che la fa funzionare, diciamo. Più prodotto viene conferito integro, l'interesse è di tutti perché tutti concorrono a pagare le spese fisse del magazzino e quindi anche successivamente una soddisfazione maggiore come liquidazione, diciamo. Siete anche aiutati da questo punto di vista perché sono investimenti impegnativi. Sono investimenti impegnativi perché appunto la rete ha un certo costo, il lavoro, dopo c'è il lavoro autunnale di chiusura, la riapertura, e c'è un intervento che copre in parte il costo dei materiali. Però ahi noi, questi fenomeni legati ai cambiamenti climatici sono in aumento, li vediamo, no? Li vediamo tutti e tutti si accorgono, principalmente anche quando vedono la macchina ammaccata, perché noi la vediamo da sempre, da anni. Ecco, purtroppo gli ultimi 3 anni qua in zona è molto molto significativa e l'aumento vediamo, per cui di quanto sono aumentate? Allora, se parliamo di produzioni extra Val di Non, siamo intorno al 1 milione di quintali. Il prodotto interessato da grandine si avvicina al 30%, per cui capiamo l'incidenza che ha sulla produzione, sulle cooperative, sull'indotto, su tutto. Per cui tra quel 30% comprende la quota di industria e la quota di prodotto non più di prima categoria, ma ahimè declassato. Voi produttori, di fronte all'aumento di questi fenomeni, potete fare 2 cose. La difesa attiva, e qui la vediamo, cioè la copertura, le coperture, oppure l'assicurazione. Potremmo dire così, questa fa economia. Questa fa economia e fa girare anche l'economia ritornando alla cooperativa, che la cooperativa soffre molto quando manca produzione. Prosegue il nostro viaggio all'interno dei sistemi di difesa attiva delle colture, parliamo di coperture e lo facciamo con un esperto artigiano del settore che è Gianfranco Pilati. Vediamo, Gianfranco, che ci sono delle coperture chiare o delle coperture scure. Allora la domanda è quando l'una e quando l'altra. E poi però c'è anche questa che è intermedia. 3 tipi di coperture. 3 tipi di coperture. In questo caso ci troviamo sotto una rete chiamata zebra, dove troviamo praticamente delle strisce nere e bianche intervallate, che possiamo usare questo tipo di rete su delle varietà come in questo caso qua, rossa striata.
Quindi una soluzione intermedia. Quando invece la bianca, totalmente bianca? La rete bianca la usiamo completamente sulle mele golden, dove abbiamo bisogno di dare il massimo colore. Quindi diciamo chiare. Chiara. Sulle rosse vere e proprie sulle allora? Sulle rosse vere e proprie possiamo usare una rete nera, una rete più longeva, e dove dà ottimi risultati, non abbiamo problemi di scottature e ci permette di avere il massimo. Una copertura di questo tipo, che è un investimento, difende le colture dalla grandine, ma non solo. Ma non solo, perché tutti si pensano sempre alla grandine e invece c'è il problema del vento anche. Praticamente la mela, sbattendosi una con l'altra o addirittura nel rametto, okay, abbiamo dei danni alla raccolta causati proprio dal vento. Queste rete, va detto, che hanno dei tiranti, quindi sono delle strutture rigide che resistono al vento, perché appunto sono protette e messe in sicurezza nei due sensi, diciamo, ecco. Nella costruzione di un impianto antigrandine, praticamente tutti i pali sono legati sia longitudinali che trasversali. In questo caso qua praticamente evitiamo il classico problema del vento, diciamo, che colossi tutto l'impianto, come si è dimostrato ancora negli impianti non antigrandine. Quali sono le altre colture? Perché qui parliamo della mela, ma quali sono le altre colture che possono appunto beneficiare della copertura? Beh, ormai tutte le colture hanno bisogno più o meno della rete antigrandine, che poi la chiamiamo antigrandine, ma potrebbe essere un antinsetto, potrebbe essere un anticimice. Sì, che adesso al giorno d'oggi praticamente la rete è quello che ci permette di fare reddito in un'azienda ormai, si sa. Stiamo vedendo colture di piccoli frutti che, come dicevamo, poi alla rete che sta sopra possono essere applicate delle chiusure laterali per la difesa di insetti, di parassiti, quindi insomma un dato molto molto importante. So che però c'è anche per così dire un terzo settore a cui applicate le reti di protezione. Ah, il terzo settore che in cui negli ultimi anni ci siamo mossi praticamente è praticamente nel settore dei pesci. Là praticamente stiamo realizzando delle coperture di vasche dei pesci, in particolare per la rotta contro i cormorani e gli aironi. Quindi diciamo dall'alto non possono scendere e catturare nelle vasche dei pesci, che anche là abbiamo dei danni non da poco. E ci stiamo avventurando anche in questo mondo, diciamo. Quindi una misura di prevenzione che alle nostre imprese è utile. È molto utile.